Il pianeta Terra è ricoperto in gran parte dall'acqua che ne costituisce la più preziosa fonte di vita. Sotto la superficie marina è la vita stessa a riempire gli oceani e i mari attraverso la presenza di numerose specie animali e ricche colonie di microorganismi. Tuttavia, i mari non sono omogeneamente abitati. Così come succede sulla terraferma, esistono zone desertiche ed altre dove invece la vita è particolarmente attiva. Queste aree ricche di vita sono molto apprezzate da sportivi e turisti. Tali aree di particolare pregio naturalistico vengono indicate come hotspot. Purtroppo in Italia le aree dove è consentita la pesca sportiva non sono numerose. Questa caratteristica porta ad un sovrasfruttamento di tali hotspot, sia in termini di prelievo ittico che di frequentazione turistica e sportiva, generando una collisione di interessi ed un grave impoverimento delle risorse. La presenza di conformazioni rocciose o di coralligeno rappresentano la condizione ottimale per lo sviluppo di queste oasi sottomarine. Si crea in questo modo l'habitat ideale per numerose specie marine, base per lo sviluppo della catena alimentare. Al contrario, dove sono presenti vaste distese di fondi sabbiosi, per i pesci non esiste la possibilità di nutrirsi o di nascondersi, nel caso in cui fossero minacciati da un predatore o da un inaspettato visitatore. Ma cosa succederebbe se fosse possibile incrementare e sviluppare nuovi hotspot ricorrendo ad un'opera di intervento da parte dell'uomo? Si avrebbe a disposizione uno strumento che sia parte integrante di politiche di conservazione più vaste, in grado di coinvolgere le popolazioni e le parti sociali ed economiche direttamente interessate. Un insieme di attività produttive e di salvaguardia che, unendo sport, turismo e attività professionali, promuoverebbero un rapporto più armonico tra l'uomo e il mare. Con l'aiuto dell'ingegno umano si possono realizzare strutture ecocompatibili, dorsali stabili che, posizionate sui fondali sabbiosi, interagiscono con l'ambiente marino, costituendo il substrato della vita. In questo modo, favorendo il ripopolamento di intere aree, si apporterebbero benefici anche al sistema turistico e produttivo. È importante, quindi, creare un habitat ideale per consentire alle specie ittiche l'insediamento stanziale in un ambiente idoneo, oggi fortemente compromesso dalla pesca intensiva di frodo e con attrezzature non consentite. Tali interventi, costituiti da rocce e relitti opportunamente bonificati o da strutture artificiali costruite ad hoc, vengono inglobate dall'ecosistema, fino a sviluppare un habitat complesso e articolato costituito da tane ed anfratti, via di fuga per le prede, giochi di luce che favoriscono la nascita di colonie di vita in zone marine povere di ripari naturali o poco popolate dalla fauna. Negli ultimi anni sono state realizzate diverse tipologie di barriere sottomarine con finalità di protezione degli arenili e di ripopolamento ittico. Queste barriere possono essere costituite da diverse strutture, rocce, blocchi di cemento, relitti o anche da strutture artificiali dedicate, altamente ecologiche e prive di sostanze dannose per l'ambiente. Con piccoli gesti mirati e strategici diventa facile perseguire una politica ambientale sostenibile, orientata non solo alla conservazione, ma anche alla diffusione di nuovi microsistemi di supporto all'ambiente marino. Imparando a conoscere il mondo sommerso e incrementando gli hotspot, si prospetta un cammino verso una maggiore consapevolezza sull'importanza che il mare riveste nella nostra vita.